Esiste davvero l'accozzaglia, cioè il tema forte di Renzi, che però non è stato così forte da farlo vincere, contro di me ci sono tutti quelli che non potrebbero mai governare, non c'è un'alternativa a Renzi oggi nel Paese. Secondo te è un ragionamento giusto? È giusto parzialmente, c'è una sola alternativa che si chiama Grillo. Allora il problema è stabilire se vogliamo essere governati da Grillo, come probabilmente pensa Emiliano. Perché se Emiliano fa parte del PD, e fa parte del PD la Boschi, lui è un eterodosso che ha deciso di fare una fronda. Perché? Perché se il tuo leader e il Presidente del Consiglio personalizza il referendum, il voto diventa un voto politico. E non è vero quello che dice Telese, gli italiani erano minacciati dall'altra parte, non solo da lui. È stata una campagna assolutamente normale, con un errore fondamentale che è quello che induce oggi a dimettersi, un uomo che prende il 40%. Se io sono del PD, voto con il segretario del PD, non do un voto no, mettendomi insieme al nostro Grillo, a Berlusconi. Se c'è del berlusconismo o del salvinismo nel mio amico Emiliano, è un problema suo. Io voto per Renzi. Io poi, nella sostanza, non devo dire che il no non abbia vinto il referendum. Ma il referendum, siccome tu sai bene, era un voto politico, e l'abbiamo detto tutti, ha visto lui vincitore col 40, come diceva Sordi. Io sono io e voi non siete un cazzo. Sono un 60% però, che non è un cazzo. Però, perché Vittorio, Salvini non si può alleare. È un atto di fatto. Fai un governo con 60%. Ma l'obiezione di Emiliano è, Vittorio, se avesse vinto, perché si è dimesso? Si è rimesso, però ti posso spiegare, io sono l'unico che ha detto sul fatto che avrebbe perso 60-40, lo so da sempre, per mille ragioni, andavo in giro con Ainis, con il nostro libro, e vedevo come le platee reagivano, quindi avevo questa sensazione. Lui ha fatto quell'errore l'ha portato fino in fondo a combattere eroicamente per portare il suo partito, che forse non è più il PD, al 40%. Questo cosa vuol dire? Che se vai a votare, lui quel 40 se lo tiene, e quando deve andare a votare? Fra 6 anni? Vai a votare entro maggio con le amministrative. Perché? Perché lo vuole il 100% di un Parlamento, salvo la pensione. Lo vuole Grillo, lo vuole la Lega, lo vuole la Meloni, lo vuole Renzi, perché non deve andare a votare? Che democrazia è quella in cui sostieni un governo solo perché, se non hanno la pensione e se si chiude il Parlamento prima, finiscono con la delusione, perché si vogliono 4 anni, 6 mesi e 1 giorno, non più 2 anni, 6 mesi e 1 giorno. E allora, la ragione è solo quella. Sono tutti d'accordo ad andare a votare, si va a votare e vince Renzi. Questo sto dicendo, è chiarissimo. Se poi il nostro Emiliano vuol fare il PD di Civatti o il PD di non so chi, perché anche Cooper lo è rientrato, facciano un altro PD. Si chiamerà PD2. P2 si chiamerà così. Il PD è quello di Renzi, che è segretario del partito e presidente del Consiglio. Lui è il presidente dimissionario. Allora, dimissionario, perché? Dimissionario. Se avessi, Vittorio, io credo che l'unica, lasciami finire un punto, se avesse sfiorato il 45, forse avrebbe avuto una reazione. Non si sarebbe diversa. Dimesso. Allo stesso, però col 40, dal 40 in su, lui è vincitore. Fai una maggioranza con il 60 del no, prova a farla, mettila sulla carta, vedi che maggioranza diventa. Luca Telese. Vittorio, io sono molto affascinato da Vittorio, soprattutto quando è in questo stato adrenalinico, sì, che dà il meglio di sé, e credo che ci sia un bellissimo confronto fra scherzi e scherzi. Ma volte territorio, ma scusami, ma non ti ha detto, ma che cazzo di popolo è? Ma non ti ha insultato, smettila. Ma io mica sto insultando. Ma tu lo stai insultando e non ti ha insultato, parla finita. Che non può parlare in nome del popolo. Il popolo è quello della Lega, è quello di 5 Stelle, è quello di Forza Italia, non è il popolo suo, dei territori, della democrazia, Vittorio, dell'ambiente, dell'uomo. Vittorio, che cazzo di popolo è? Un popolo del cazzo, il popolo di questo qui. Loro, quando sentono la parola cazzo, applaudono, perché i territori. Va bene, basta. Sono affascinato. Difendere i territori, la sensualità della persona, l'ambiente, l'uomo, il prete. Conflitto di Sgarbi con un temibile avversario che è se stesso, perché avendolo sentito io a settembre in un bel festival al Polignano, sì, a Mare, presentare il suo libro e dire che questa riforma è una schifezza, sì, e che Renzi e la Boschi erano due analfabeti, sì, per averla compilata in quel modo, è vero. Adesso vederti passare te stesso con questa lucidità, ho detto, lo trovo straordinario. Non è stato sul referendum, cose. È stato su Bene, Renzi la tabella, 40, 20, la tabella 10, 12. Che ci ha fatto vedere Formigli, sì, a inizio del programma, tu non c'eri ancora, forse non l'hai vista, di Index Way, dice che
uno su quattro, uno su quattro gli elettori del PD non hanno votato. Sì. Poi dice che alcuni elettori di Forza Italia, no, che non è che ora hanno votato, uno su quattro è un dato enorme, ha ragione Emiliano. Poi molti elettori di Forza Italia hanno votato per Renzi in questo referendum, non lo voteranno alle politiche. Emiliano, terza cosa, se Emiliano dice io voglio candidarmi perché ho un'altra linea, ha tutto il diritto di farlo, malgrado uno dei due sgarbi non si è d'accordo con lui. Vuole fare la PD. Ma come fai a farlo dentro? La fai dentro il PD quando il leader è un altro? C'è un segretario, un presidente e tu fai un altro PD. È il leader che ha preso una trambata. È uno stress questo per me. L'avete fatto apposta. Anche per me. Anche per no, perché siete banali, siete antiquati. Prima è un voto politico, poi il referendum. È chiaro che è meglio la Costituzione che abbiamo. La Costituzione va lasciata con i due. Eventuali ruoli più importanti. Io ho invitato Michele Emiliano perché voglio capire che cosa vuole fare. Ma niente, ma cosa deve fare? Sta nel PD, no? Quindi con Renzi. Allora, che cosa deve fare il Matteo Renzi? Rimettere la barra a sinistra del partito? Ma Renzi ha fatto la sua giocata, adesso deve attendere che altri dicano cosa vogliono fare dentro il congresso, non c'è nessun'altra possibilità. Io mi immagino che la sinistra, il Partito Democratico, si debba occupare di cose, come dice Vittorio, banali, si deve occupare di chi non ha niente, di chi non conta niente, si deve occupare prima di tutto di questi. Invece io me li sono trovati spesso i miei compagni di partito, vicino a petrolieri, lobbisti, facevano le telefonate a quelli che avevano interesse a sapere prima se un emendamento era stato inserito o no, ce li siamo trovati vicino a banchieri da salvare. È chiaro che questa sinistra è stata, come si dice, tecnicamente tramvata al referendum, perché tutte le persone che volevano da noi giustizia hanno avuto invece la cosa peggiore di tutte, cioè il silenzio, la sordità e qualche volta anche l'ingordigia, non in termini di illegalità. Ingordigia la parte vostra. Eh sì, perché quando qualcuno si è messo a parlare di politica solo con gli stakeholders, con le persone importanti, con i VIP, si è occupato solo di risolvere problemi di massimi sistemi e non si è occupato delle periferie, per esempio. Queste periferie come hanno votato al referendum e come voterebbero in eventuali elezioni politiche? A Roma tutte no. Allora, da questo punto di vista io ho un'esperienza di governo concreta, non teorica, che comincia da una grande città del sud, che è quella di Bari, poi passa alla regione Puglia, con grandi difficoltà, tante contraddizioni. Ci stiamo battendo da tempo. Vittorio sa che la Puglia è un luogo con tantissime opportunità, dove il senso di giustizia verso le istituzioni è forte, al punto che io non ho fatto campagna elettorale per il no, però il risultato è evidente, c'è un collegamento tra le istituzioni e il popolo della Regione Puglia che deriva da un lungo cammino comune.